In questo video tutorial analizziamo il caso relativo alla prestazione sociale contributi e integrazioni a rete per asili nido. Una famiglia residente nel territorio dell'ente ha iscritto, a dicembre 2020, il figlio ad un asilo nido privato che richiede una retta mensile di euro 750 per il periodo da gennaio a giugno 2021. Sulla base di quanto stabilito dal regolamento dell'ente, in presenza di un ISEE non superiore a euro 20.000 è previsto un contributo di euro 325 da erogare direttamente alla famiglia come sostegno al pagamento della retta mensile per la frequenza dell'asilo nido. In data 15 dicembre 2020, a seguito della verifica dei requisiti di accesso da parte degli uffici competenti, l'ente stabilisce, con determina, che la famiglia del bambino ha diritto a ricevere il contributo a partire dal 1 gennaio 2021 e per i successivi 6 mesi. L'operatore dell'ente, abilitato alla trasmissione dei dati, deve inviare al SIUS i dati della prestazione per i 6 mesi in cui viene erogata nell'annualità 2021, da gennaio a giugno. Esaminiamo il caso procedendo secondo 5 step successivi. 1. L'identificazione del codice e della tipologia della prestazione. 2. L'identificazione dei dati della DSU, dichiarazione sostitutiva unica. 3. L'individuazione del periodo di erogazione della prestazione. 4. La determinazione dell'importo della prestazione. 5. L'individuazione di un'eventuale presa in carico del beneficiario della prestazione. Per ciascuno dei 5 step vengono presentate le pagine di inserimento dei dati sull'applicativo web dell'INPS SIUS. Per gli enti che effettuano la trasmissione dei dati in modalità massiva, attraverso l'upload di file CSV o XML, viene indicato per ciascun campo il corrispondente identificativo del tracciato PS-PSA SINA del SIUS. Cominciamo. Step 1. Identificazione codice e tipologia della prestazione. Il codice e la descrizione della prestazione devono corrispondere a quelli presenti nella tabella elenco delle prestazioni sociali allegata al decreto ministeriale 206/2014. La tabella identifica, infatti, in modo univoco, le prestazioni sociali assegnando ad esse un codice alfanumerico che l'operatore deve indicare ai fini dell'invio dei dati al SIUS. La tabella aggiornata è presente sul sito del SIUS nella sezione pubblica denominata Specifiche tecniche e nella sezione Informazioni all'interno dell'area riservata. Il codice che identifica la prestazione Contributi e integrazioni a rete per asili nido è A1.07. Qualora l'asilo nido privato fosse convenzionato con l'ente, il codice di prestazione da utilizzare sarebbe A3.03 asilo nido e la modalità di determinazione dell'importo della prestazione sarebbe analoga al caso di una integrazione alla retta per struttura residenziale. A tal proposito si veda il video tutorial A3.02 strutture residenziali. Oltre al codice e dalla denominazione, ai fini della trasmissione dei dati al SIUS occorre indicare se la prestazione è soggetta o meno ad ISEE o ad altra prova dei mezzi. In questo caso la prestazione è soggetta ad ISEE. Il carattere della prestazione si riferisce alla modalità, periodica oppure occasionale, con la quale viene erogata. Il contributo in esame è una prestazione periodica, dal momento che viene erogato per un periodo continuativo. Step 2. Identificazione dati dichiarazione sostitutiva unica. La prestazione in esame è una prestazione sociale agevolata in quanto collegata alla situazione economica del beneficiario che viene verificata attraverso l'ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente. L'operatore dell'ente deve, pertanto, individuare alcune informazioni relative alla dichiarazione sostitutiva unica che è stata presentata dal cittadino per richiedere il calcolo dell'ISEE.
il numero di protocollo della dichiarazione sostitutiva unica assegnato dall'INPS, l'anno di protocollo della dichiarazione sostitutiva unica e la data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica da parte del cittadino. Queste informazioni sono presenti nel sistema informativo dell'ISE, SI, di INPS, attraverso la funzionalità strumenti dell'applicativo web. Step 3. Identificazione dati, periodo di erogazione della prestazione. Si è ipotizzato che il 15 dicembre 2020, a seguito delle verifiche effettuate, l'ente ha stabilito che la famiglia del bambino iscritta al nido ha diritto a ricevere il contributo a partire dal 1 gennaio 2021 e per i successivi 6 mesi. Ai fini del caricamento dei dati sul SIUS, sono accettate unicamente le prestazioni in cui l'anno della data inizio della prestazione coincide con l'anno della data fine. Per prestazioni periodiche a cavallo di 2 annualità si rende necessario effettuare 2 inserimenti distinti. Step 4.1. Determinazione dati, importo prestazione. L'operatore dell'ente deve inviare al SIUS i dati dell'importo della prestazione per i 6 mesi del 2021, da gennaio a giugno, in cui il nucleo familiare del bambino ha fruito del contributo. Trattandosi di una prestazione periodica, non si deve specificare l'importo complessivo. Nel caso di invio dei dati in modalità massiva, il campo non deve essere valorizzato, obbligatorio invece in caso di prestazione occasionale, ma solo l'importo mensile. L'importo mensile, determinato sulla base del regolamento dell'ente, è pari a euro 325 e corrisponde al valore del contributo erogato, a prescindere dall'importo della retta. Step 4.2. Determinazione dati, quote, enti, utente. Sulla base di quanto stabilito dal regolamento dell'ente, la soglia ISE per l'accesso alla prestazione è pari a euro 20.000. Poiché l'ente non è tenuto a conoscere l'importo della retta richiesta dall'asilo nido privato, la quota di compartecipazione economica massima, quota richiesta, che è un dato facoltativo, può non essere indicata. Non essendo prevista la compartecipazione dell'utente al costo della prestazione, il campo relativo alla quota utente può non essere indicato, ma è comunque opportuno che sia valorizzato con 0. Non è prevista infine la compartecipazione economica a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il campo quota Servizio Sanitario Nazionale quindi non deve essere compilato. Nel caso di invio dei dati in modalità massiva, il campo non deve essere valorizzato. Step 5. Determinazione dati presa in carico. Non si configura per questo caso la presa in carico del beneficiario, ovvero l'attivazione di interventi personalizzati in risposta a bisogni complessi. Non è necessario quindi inserire altre tipologie di informazioni. Nel caso di invio dei dati in modalità massiva, il campo relativo all'area di utenza non deve essere valorizzato.